A scuola, nel caso Vicenza, potrebbe essere studiato, oppure anche all'università, come quella cosa che mette insieme tutta una serie di sfighe, e quindi cioè, potrebbe essere tipo un piccolo capitolo in cui si dice: c'è in una città la guerra intesa come presenza militare statunitense, come meccanismo di predazione del territorio e di riproduzione di meccanismi di militarizzazione di guerra, e allo stesso tempo una battaglia contro il clima e contro l'ambiente? Sì, Vicenza. Allora, non è che noi siamo complessivi perché abbiamo letto più libri degli altri, oppure perché interpretiamo meglio la realtà. Certo, probabilmente abbiamo sconfitto nelle nostre teste quella impostazione storica del comunismo, dove la contraddizione capitale e lavoro era la contraddizione principe dell'agire politica, l'abbiamo sostituita con la contraddizione ambientale, perché effettivamente. Cioè, puoi anche vincere la battaglia sul lavoro, cosa molto difficile, cosa molto complicata, ma se poi il mondo finisce perché la catastrofe viene messa in essere dall'essere umano, probabilmente la contraddizione capitale e lavoro perde anche un po' il suo peso. Dicevo, Vicenza in qualche maniera rappresenta questo. Cioè, tu, quando prima Rafa parlava dei water protector, noi, come Tommaso diceva prima, eravamo attaccati ai siti internet nel gennaio di quest'anno, no? Seguendo con grande attenzione quello che succedeva. Perché ci sentivamo in qualche maniera non solo vicini dal punto di vista simbiotico di militanza politica con le sorelle e i fratelli che presidiavano i territori del Dakota, ma perché ci riconoscevamo in questo? Perché noi viviamo in una provincia dove la guerra contro l'acqua è una guerra guerreggiata in maniera forte e potente. Cioè, noi abbiamo una delle principali falde del nostro territorio, sopra le quali c'è un'azienda che si chiama Miteni, che è 30 anni, e prima c'era la Rimar, che inquina la falda di Vicenza, cioè dell'Ovest Vicentino. E ci sono da Vicenza, Padova, Verona, circa, si stima, 300.000 persone potenzialmente colpiti dall'inquinamento da PFAS. Allora, questa è guerra, non è c'è cioè qualcuno ha inquinato, no, questa è tentativo scientifico di ammazzare della gente o quantomeno di farla finire all'ospedale con pesanti malattie. E questo è un dato di fatto che noi troviamo nel nostro territorio come conclamato, come certificato. C'è Greenpeace che è andata a fare le analisi giovedì sera, ne parleremo, e veramente vi invito a venire a sentire questa cosa perché è una contraddizione che dobbiamo agitare come una leva potente in questo territorio. Greenpeace fa le analisi di gente che vive dell'acqua, degli asili, di questo e quell'altro, e non c'è l'esercito che porta le autobotti, oppure che si cambia le fonti di approvvigionamento idrico. No, ma quando degli attivisti vanno dentro alla Miteni ad attaccare degli striscioni, a accendere due fumogeni, a fare un'opera di sanzionamento dal basso, ma non voglio neanche definire sanzionamento perché è una roba che è più pacifica non si può. Vengono additati come malviventi in fuga dalle forze dell'ordine. Cioè, notare che noi siamo andati a fare sta roba, poi andiamo nel centro comune di Trissino a distribuire acqua potabile ai cittadini. E siamo degli squadristi, dei malviventi in fuga, delle persone pericolose. Ci abbiamo tipo 30 denunce per violenza privata. Io vorrei capire che violenza ho fatto io quel giorno. Questo tema della violenza non violenza che torna, no? La discussione di oggi. Ma che violenza fanno i valsusini che vengono gasati o colpiti con gli idranti, o le nostre sorelle, i nostri fratelli del Dakota che vengono gelati? Questa immagine veramente pazzesca, no? Dei cannoni ad acqua d'inverno. Tu vuoi uccidere la gente? Ecco, questa è la risposta, una giornata di Vicenza, e Stonardone che è il presidente della Miteni, no? Che ci sono stati pure i carabinieri la settimana scorsa, è venuto fuori che si sapeva da 30 anni che questi fanno cose pazzesche, ma il problema sei i malviventi che va a disturbare la normale attività di questa ditta, quando bisognerebbe sì fare delle barricate non solo di carta davanti a quella ditta e chiuderla per sempre. D'altro canto, tanto per finire la parte sulla guerra e il clima, no? Cioè, c'è questo paesino sopra Asiago che si chiama Melagone, noi la raccontiamo come fosse una favola per bambini, perché la cosa è veramente pazzesca. Sopra
il più grande bacino di ricarica del nord Italia, che potrebbe dare da bere a non so quante milioni di litri d'acqua in caso di emergenza. E il FAS non è un'emergenza, per il quale bisogna scollegare quell'acquedotto, attaccarlo a un altro. Bene, sto Melagon, dove c'è una discarica bellissima, che hanno riempito, sono riempito per tantissimi anni, dove? Sopra le grotte dell'Oliero, sopra la falda. Cioè, ma allora la gente non è che non gliel'ha detto, cioè, mentre la facevano c'erano tutti quanti quelli che studiavano geologia, attenzione le grotte carsiche vanno verso l'alto, attenzione che se c'è un micro terremoto e frana tutto. Benissimo, noi abbiamo un'altra bomba d'orologeria. Era anche questa per noi è guerra, no? Allora quest'anno quando abbiamo fatto questo percorso che si chiama Vicenza si solleva, perché cioè, in qualche maniera bisognava che ci dessimo una scrollata anche a noi stessi prima di tutto, perché cioè, più che sollevare gli altri ci dovevamo sollevare noi, anche dal punto di vista di dire vabbè oh, cioè, diamoci una mossa perché qua non possiamo andare avanti così. Abbiamo detto noi non possiamo più interpretare nella nostra provincia, nel nostro territorio come se la guerra fosse rinchiusa all'interno del perimetro di filo spinato del Dalmolin, della Ederle, della Pluto o della Fontega, quattro installazioni militari statunitensi. No, perché la guerra è una cosa che ormai permea la nostra vita. Lo diceva prima Antonio, no? I migranti che scappano dalla guerra sono oggetto della guerra da parte della legge Minniti. La popolazione di Venezia e la sua architettura stupenda, il suo microclima particolare unico al mondo è oggetto da parte di un altro tipo di guerra. La Valsusa è oggetto di due tipi di guerra perché sembra la Palestina da una parte eppure vogliono anche distruggerla. Cioè, gli amici del Dakota ci parlano di un'altra guerra. Noi abbiamo smesso di pensare che la guerra è fatta solo con i carri armati e il filo spinato. E abbiamo cominciato a unire questi due corni del problema. Ecco, quando è stato eletto Trump, quella sera del, mi pare, 11 novembre, noi respiravamo i gas lacrimogeni lanciati dalla polizia italiana perché siamo andati a tirare un po' di razzetti dentro la base Dalmolin. Sembrava che avessimo fatto una cosa... E per cui avevamo fatto uno striscione che diceva sostanzialmente Clinton or Trump, soldier go home. Cioè che vinca uno, che vinca l'altro, via le basi militari, no? Comunque la vittoria di Trump in ogni caso ci pone di fronte a un altro enorme attacco che stiamo subendo, no? Cioè da una parte non se ne parla mai abbastanza, la questione spese militari. Cioè cosa viene a dirti Trump quando viene in Europa? Ragazzi miei, aprite il salvadanaio, pagate di più per stare all'interno della NATO, come se noi ci volessimo stare all'interno della NATO, punto primo. Maggiore investimento di truppe all'interno dei teatri. Cosa provano? Hanno provato un paio di mesi fa questa super mega bomba. Di cosa stanno discutendo adesso negli Stati Uniti? Di usare bombe atomiche molto ridotte su scala potenziale, in grado di essere finalmente usati nei territori di conflitto senza provocare malanni indescrivibili come Hiroshima e Nagasaki. Allora, cioè, capite che nella nostra città qualche segnale piccolino lo dobbiamo dare. Ma dobbiamo anche pensare un po' a livello globale. Dall'altro canto Trump è lo stesso che ti dice fuori dagli accordi di Parigi, come se gli accordi di Parigi per noi fossero qualcosa di sostanziale, no? Però addirittura fuori da quello, ritorno alle energie fossili, l'oleodotto che i nostri amici nel Dakota stanno tentando con tutti i mezzi di fermare ne è un esempio. Allora noi, come diceva Tommaso, abbiamo il problema che è un problema enorme, perché non è che c'è stasera qualcuno che c'è, se c'è si alzi, la mettiamo qua, la ricetta, la stampiamo in centinaia di copie, la diamo fuori ogni sera qui a quelli che vengono a Sherwood. Abbiamo il problema di trovare la forma non scontata, difficile, contraddittoria, dove riusciamo in qualche maniera, noi piccole donne, piccoli uomini, in difesa dell'umanità, in difesa della nostra terra, a costruire una rete di resistenza globale che non ponga il problema, scusatemi la battuta, come hanno fatto al Brancaccio a Roma domenica scorsa, di come ricostruire una sinistra parlamentare istituzionale, ma che ponga, compagne e compagni, il problema della rivoluzione, il problema del ribaltamento del sistema in cui viviamo. Perché una volta si diceva, no, riprendendo i vecchi maestri, o socialismo barbarie, adesso non la voglio tirare troppo per i capelli, ma la barbarie ce l'abbiamo tutta davanti.
forse non sappiamo noi cosa vogliamo fare di fronte alla barbarie. E allora dobbiamo, dal nostro territorio, dalle nostre piccole cose che facciamo ogni giorno, vedere se riusciamo a metterle in comune una dopo l'altra e a costruire cosa? Un sentire comune, una appartenenza diversa, un concetto di territorio, di comunità altra, ma anche una capacità di confliggere in maniera forte con il capitale. Allora, non, siccome mi interessa poi anche dare un paio di segnali, no, noi stiamo cercando di mettere in cantiere un paio di cose, no? Grazie al lavoro che le donne, no, dal Molino hanno fatto in questi anni, si è costruito un ponte importante con una città chiamata Kabul in Afghanistan, e con dei movimenti di resistenza negli Stati Uniti che si battono contro la guerra, Code Pink e altre organizzazioni. Noi vorremmo, perché provare a costruire una giornata internazionale il 7 di ottobre di questo anno, che è il 16° anniversario dell'inizio dei bombardamenti in Afghanistan, una data estremamente simbolica di quello che ha rappresentato la guerra globale permanente. Stiamo ragionando di un appello, di un sito, non so se ce la faremo, lo diciamo anche perché così ci obblighiamo a farlo. Ci sembra anche che sia ora, come dicono i nostri amici americani, come ci hanno scritto nelle mail che ci stiamo scambiando, it's time to resist, è tempo di resistere. E dall'altra, per tornare al locale, vorremmo invitarvi nell'ultima settimana di agosto e primi di settembre al campeggio di lotta, che un'altra importante battaglia che sta sviluppando il nostro territorio farà nella Valle d'Astico, una valle che vuole opporsi alla costruzione dell'A31. Per cui, a partire da questi due appuntamenti, speriamo di riuscire a metterli in compartecipazione con quello che i nostri compagni, le nostre compagne stasera qui ci stanno mettendo sul tavolo, per vedere e provare a ribaltare l'esistente e a costruire un posto più bello dove tutti quanti vivere assieme. Grazie.